19. Mondo del relativo. Che cosa è che ci fa dire che quell'individuo è limitato, è positivo o negativo, o che è un po' positivo e un po' negativo? Commento. È sempre la nostra mente che ancora non riconosce che è nella pochezza della condizione umana, cioè nel mondo del relativo, e dipinge quell'individuo o quell'accadimento in una maniera piuttosto che in un'altra, cioè afferma. Se fosse così, sarebbe meno limitato. Se fosse colà, sarebbe più limitato.